Con l'inno d'Italia cantato a squarciagola, i dipendenti FAIST salutano i vertici aziendali che li hanno licenziati. Dopo il trasferimento dei macchinari, avvenuto nottetempo a inizio febbraio, le parti si sono incontrate in Val di Sangro, nella sede di Confindustria. La FAIST conferma la chiusura dello stabilimento di Lanciano e i licenziamenti di 16 dipendenti. Si dice pronta ad attenuare l'impatto sociale sul territorio. 2 ore e mezza dopo l'incontro, l'amministratore delegato Marcello Pennicchi esce ma senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Parla invece l'avvocato Pierpaolo Andreoni, che assiste il sindacato FIM-CISL. Le parti si sono incontrate, c'è stato per la prima volta la partecipazione anche della parte politica dell'assessore alle attività produttive. Sindacato e azienda hanno chiarito le proprie posizioni, l'obiettivo principale del sindacato è tutelare le posizioni e i diritti dei lavoratori. Obiettivo dell'azienda è rappresentare lo stato di crisi e quindi l'avvio della procedura di cessazione dell'impianto. Ci siamo aggiornati al 2 marzo, a questo punto con la mediazione di Confindustria cercheremo di valutare quali sono le possibili soluzioni e quali sono le strade da percorrere per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le situazioni, tenendo conto che l'obiettivo del territorio, della politica e anche della CISL in quanto tale è di portare avanti la migliore tutela per i propri iscritti. Presente all'incontro per la procedura di licenziamento collettivo anche l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. Le parti torneranno ad incontrarsi il prossimo 2 marzo. È una vertenza difficile perché l'azienda è tornata determinata sulla cessazione dell'attività. Chiaramente questa è una fase interlocutoria, una fase dove bisogna cercare di far ripensare a quella decisione e comunque di mettere in campo tutte quelle che possono essere le azioni che a tutela dei lavoratori. Quindi siamo nella primissima fase. E d'altronde c'era da aspettarsi questo muro contro muro. Vediamo il 2 marzo se esce qualcosa di più concreto e di più positivo. Si è concluso che siamo rimasti ognuno sulle nostre posizioni, ma d'altra parte non ci aspettavamo altro. Noi abbiamo chiesto soprattutto che loro scrivessero, no? Che se avevano esportato tutti i macchinari, loro hanno rifiutato questo. Hanno fatto trapelare qualche, confermando però la chiusura, qualche magari disponibilità a trovare soluzioni alternative, che però per noi non esistono soluzioni alternative che non sia in questo momento il ripristino, no, del lavoro per queste 17 lavoratrici. Siamo rimasti veramente contenti della partecipazione avuta davanti all'associazione, anche dalla politica, perché sono venuti sia tutti i sindaci, sia l'assessore alla regione Mauro Febbo. Questo ci fa piacere perché il nostro grido d'allarme sul rischio che il territorio sta rischiando di perdere il lavoro è stato accolto, quindi penso che tutti abbiano capito che questa è una battaglia non solo dei 17 lavoratori, ma di tutta la Val di Sangro.